Michelini neanche stavolta è riuscito a nascondere la polvere sotto il tappeto, è andata vicina alla vittoria contro il Venezia, ma alla fine sono venuti fuori gli stessi problemi che aveva incontrato nell'ultima sua partita semplice. Quali in particolare? Questa squadra gioca per 60 minuti, riesce a vincere, riesce a essere anche autoritaria, ma poi quando si tratta di pensare ai cambi e quando si tratta di dover continuare nella partita, ecco che vengono fuori i difetti. Nel secondo tempo il Venezia ha tenuto il pallino del gioco con maggiore costanza, sembrava non avesse i giocatori adatti per poter mettere a frutto tutto quello che costruiva, ma alla fine con un guizzo, semplicemente con un guizzo, con pochissime occasioni, con pochissime capacità offensive, è riuscita a ottenere il pari e quindi a costringere il Cagliari ancora una volta a guardare in faccia la realtà, una realtà tristissima, perché si tratta ora di aver perso un'ulteriore opportunità in uno scontro diretto, perché questo Venezia è certamente una squadra che lotterà per salvarsi, considerato che i suoi giocatori nell'insieme probabilmente non hanno il numero di partita dello solo João Pedro, tutti debuttanti o giocatori che arrivano da altri campionati ma non di livello assoluto. Bene, il Cagliari neanche con il Venezia è riuscito a non vincere, malgrado il gol nel primo tempo di Keita, un buon primo tempo in cui ha mostrato anche una certa autorità, un certo piglio, l'impegno da parte dei calciatori, perché non sono mancati assolutamente nel mettersi in discussione, ma come abbiamo detto, quando si arriva al 60° minuto lo stesso Mazzarri, come faceva semplici, si volta verso la panchina e si rende conto che le alternative mancano, che non si riesce a dare fiato, a dare costanza, a dare continuità a questa squadra. Qual è il problema? O riesci ad avere una condizione atletica per 90 minuti di quella che è la squadra base, oppure devi necessariamente aspettare che i giocatori che hai in panchina possano crescere, visto che gli acquisti sono stati scellerati e la rosa non permette di compensare. Se tu togli giocatori come Hernandez, se giochi giocatori come João Pedro, giocatori importanti di questo livello, non hai le alternative per poter riuscire a mantenere il gioco in modo costante. Se cala di condizione Marin, che ha tenuto la baracca per lungo tempo, è chiaro che poi se non hai altri giocatori diventa difficile poter garantire il possesso palla e la qualità che il centrocampo può offrire. Ecco, tutta una serie di valutazioni che devono essere fatte ora che c'è il turno di riposo e dove mancheranno tutti i nazionali, quindi con Mazzarri che ancora una volta avrà modo di disperarsi. Non è arrivato neanche il suo regalo di compleanno, quello che sperava. Purtroppo è arrivata una delusione che però è guardare in faccia la realtà. È inutile pensare che con dei sotterfugi si possa cambiare qualcosa, è necessario assolutamente provvedere e, visto che non si è imparato in tanti anni, cercare di imparare, sperando che sia la volta buona. Intanto la classifica dice 3 soli punti, sono veramente pochi dopo tutte queste partite. Per intenderci, sono il record negativo nella storia del Cagliari, bravissimi almeno a cercare di ritoccare il record, anche se non sono questi che i tifosi vorrebbero vedere ritoccare.